Ciao, questa seconda proposta di riscaldamento in stile Cory Wong, rappresenta un pochettino un passo oltre alla prima, nel senso che anche qua andiamo a sfruttare le triadi maggiore o minori e poi maggiore relative, con relativa minore e tutto trasportato su tutti gli accordi del ciclo delle quinte. Qua però, oltre ad avere la triade, quindi facciamo l'esempio in Do, Do, Mi, terzo grado, Sol, Do, Mi, Sol all'ottava superiore, io dovrò arrivarci tramite due cromatismi, nel caso quando sono in maggiore, superiori, quindi io devo partire da Do, partirò dal Re, due tasti più in alto, tasto 10, Re, Re bemolle, Do, ok? Due sedicesimi e arrivo su un ottavo. Il terzo grado è il Mi. Io devo partire dal Fa diesis che scenderà, Fa diesis, Fa naturale, Mi, poi ho la quinta che è il Sol, la mia nota d'arrivo è questa, ma dovrò spostarmi e partire da La, La, La bemolle, Sol. Per il Do superiore avrò Re, Re bemolle, Do, poi terza maggiore che è questa, Fa diesis, Fa, Mi, poi la quinta parto da La, La, La bemolle, Sol. Il ritorno stessa cosa, quindi La, La bemolle, Sol, approccio alla quinta, approccio alla terza, Fa diesis, Fa, Mi, approccio alla tonica, Re, Re bemolle, Do, approccio alla quinta, approccio alla terza, approccio alla tonica. A questo punto devo passare sulla sua relativa minore, che avevamo già visto anche nell'altro video, in Do maggiore la relativa minore e La, cioè quell'accordo costruito sul sesto grado. Il La lo avrò qua. Nel minore, allora beh, come note ho La, Do e Mi su due ottave. Come approccio però utilizzerò due cromatismi da sotto, partendo da più basso. Quindi per arrivare a La partirò da Sol, Sol, Sol diesis, La. Per arrivare a Do, La diesis, Si, Do, per arrivare a Mi, che è il quinto grado, Re, Re diesis, Mi, tonica superiore o ottava, Sol, Sol diesis, per arrivare a La. Il Do, anziché andarlo a prenderlo qua, per comodità, preferisco prenderlo sulla corda 1, quindi è questa nota qua, e ci arriverò tramite La diesis, Si, Do, il quinto grado, che è il Mi, Re, Re diesis, Mi. Stessa cosa per il ritorno. Approccio alla quinta, approccio alla terza, approccio alla tonica, approccio alla quinta, approccio alla terza, approccio alla tonica. E finisco il mio La minore con la nota La. Ora devo passare al secondo accordo del ciclo delle quinte, quindi dopo Do maggiore devo andare a Fa maggiore. Lo trovo al tasto 13, avrei potuto farlo anche al tasto 1, ma per comodità preferisco andare qua. Però non devo suonare subito Fa, ma devo approcciare con due note superiori, nel maggiore superiore, quindi Sol, Sol bemolle, Fa. Poi devo andare al terzo grado, che è La, che è qua, e ci vado tramite Si, Si bemolle, La. Quinta, Re, Re bemolle, Do. Ottava. Terza. Vado a La e poi devo andare al Do, ma devo andare su sul Re, Re, Re bemolle, Do. Torno indietro, approccio alla terza, Sol, Sol bemolle, Fa, approccio alla quinta, scusami, approccio alla tonica, Sol, Sol bemolle, Fa, Re, Re bemolle, Do, approccio alla quinta, Si, Si bemolle, La, terza. E ritorno sulla mia tonica. La relativa minore di Fa è Re minore che trovo qua. Devo approcciare però con delle note dal basso, quindi farò Do, approccio alla tonica, approccio alla terza minore, approccio alla quinta, tonica, terza minore, quinta, torno giù, quinta, terza minore, tonica, quinta, terza minore, tonica. Anche qua ho finito l'accordo minore e vado al maggiore del ciclo delle quinte successivo, che è Si bemolle.
quindi che ho qua, approccio a si bemolle, terza, quinta, tonica, terza, quinta, e così via, torno giù, vado sul suo minore e poi passo a quello dopo. Inizialmente io comunque ho tutto scritto e ti ho scritto e condiviso tutto nel workout, ti troverai tutto l'elenco degli accordi del ciclo delle quinte, ti troverai la partitura della prima parte, do maggiore, la minore, per capire come approcciare. E poi ti troverai anche un grafico per vedere bene gli arpeggi e una batteria in cui poi puoi andarti a confrontare, ma in un secondo momento, secondo me. Prima capisci bene come sono le posizioni e come spostarti. Poi dopo poi potrai partire con la batteria, ti ricordo, puoi partire nel levare del 4 con i due sedicesimi per cadere sull'ottavo in battere, tipo così, 1, 2, 3, 1. Quinta, terza, tonica, quinta, terza, tonica, minore, la minore, quinta. Sono andato a fa, eccetera, eccetera. Chiaramente questo è già abbastanza veloce, puoi farlo molto più lento, portarlo e provare poi a tirarlo su di velocità. Bene, spero che questi esercizi ti siano utili in qualche modo. Metti un commento, se vuoi iscriviti al canale e segui il mio blog, dove comunque cerco sempre di condividere tanto materiale per poter studiare questo splendido strumento che è il basso elettrico. Grazie ancora e ciao, alla prossima.